Ciao Anna. Ciao Salvatore. Ciao Francesca. Ehi Virgi. Ciao Daniele, di 10 giorni fa. Hai paura? No, sono te, tranquillo, sono te tra 10 giorni. Ti parlo dal futuro. Lo so che sei di fretta, ma fermati un secondo. Volevo aggiornarti sulla situazione in Italia. Sta per succedere un casino pazzesco. Sono certa del fatto che tu abbia già sentito parlare di coronavirus e sono altrettanto certa del fatto che tu stia prendendo sotto gamba la cosa. Addirittura se vedevo qualcuno con la mascherina lo prendevo in giro. E smettila di prendere in giro tua madre quando ti dice di comprare le mascherine e comprale, scema. Fino a 10 giorni fa facevo riunioni di lavoro, andavo a cena con gli amici, palestra, al parrucchiere, solite banalità che non hanno mai fatto del male a nessuno. But in 10 days life will be no more like this. L'ipotesi forse peggiore è quello che succederà. Ah sì, perché i contagi in Italia saranno sempre di più, dimostrandoti che non era una cazzata come credevi. 10 giorni fa potevano essere 2000 contagi, adesso siamo arrivati a 18.000, abbiamo superato i 1000 decessi. Quindi adesso ti ritrovi a fare dei turni mortali. Adesso siamo in una situazione assurda. Qua non possiamo uscire di casa se non per strettissime necessità. Una bella quarantena, quella che hai visto soltanto nei film. Una nazione intera bloccata a casa, non te l'aspettavi, eh? Gli ospedali stanno veramente scoppiando, i casi sono tanti anche tra i giovani. Ci sono dei ragazzi della nostra età che sono stati intubati in terapia intensiva. Guarda, solo un'influenza, sì vabbè, è un po' grave, però poi boh, è stata presa con un po' di leggerezza. La leggerezza va coltivata nell'anima, ma non nei gesti. Se devi andare in giro, fallo soltanto per cose veramente indispensabili. Perché quello che rischi non è il solito raffreddore. Vediamo immagini dalla Francia, dagli Stati Uniti, preoccupanti, di persone che stanno prendendo sotto gamba la cosa. È un problema più serio di quello che gran parte del mondo crede. Non è pessimismo cosmico. Quello che sta succedendo è molto più grave di quello che ti immaginavi. Tu capirai che solo il fatto di poter respirare anche solo l'aria di casa tua, beh, insomma, è già una grandissima cosa. So che la Cina è lontana, ma il virus è più veloce di quanto credi, quindi rivedi un attimo i tuoi programmi del sabato sera e che ne sai che magari se non fossi stato un pochino più a casa tua adesso non dovrei starci io. Sappi che all'inizio ti sembrerà di impazzire, ti sembrerà di non vedere la fine del tunnel. Non sei l'unico, non sei solo. Comincerai a vedere il bello e il brutto insieme. Ti aspettano momenti di unione che non avresti mai immaginato, come ieri, che siamo usciti tutti sul balcone e tutto il vicinato cantava canzoni. Ognuno cantava la sua canzone, ma in qualche modo eravamo uniti. Quindi inizia sin da subito a fare il tuo. Tommaso, non fa cazzate. Non fare cazzate. Stay at home. Perché male non ti fa. In questo mondo non ci sei solo tu. Stai a casa. Potrai riposare, leggere, guardare film, serie TV, suonare la chitarra, anzi imparare a suonare la chitarra perché non sei capace. E stai tranquilla che finirà presto.